Cavaliere Amazzoni, bentornati sul mio canale, me l'avete chiesto in tanti e oggi vi presento i miei cavalli. Andiamo in scuderia! Iniziamo le presentazioni dalla principessa della scuderia, Madonna Zetan. Lei è una cavalla di 8 anni, figlia di Montender per UNESCO ed è con me da quando aveva 4 mesi. L'ho acquistata alle aste dei Fall durante il campionato del mondo per i giovani cavalli e è stato amore a prima vista. E niente, poi lei è cresciuta qui in Olanda fino all'età di 3 anni. Successivamente me la sono portata in Italia, dove ho iniziato la doma, abbiamo fatto tutti i 4 anni, 5 anni in Italia. Ci siamo anche classificate seconde ai campionati italiani per i 5 anni. E poi siamo venute qui in Olanda, abbiamo iniziato a fare i 6-7 anni qua in Olanda. L'anno scorso, fine anno, purtroppo ha subito un piccolo infortunio che l'ha tenuta ferma fino ad ora. E quindi stiamo ricominciando adesso a fare qualche salto a casa e spero a breve di riportarla in gara. Eravamo arrivati appunto a saltare le 7 anni internazionali, molto bene. È una cavalla molto competitiva, molto energica ed è questo anche che amo di lei. Le piace saltare, le piace andare in gara e le piace vincere. La seconda cavalla che vi presento è Jessica. Jessica è una cavalla di 7 anni, figlia di Zapatero VDL per Lupicor. È entrata a far parte della mia scuderia alla fine dei 5 anni ed era appena stata domata, quindi era un po' indietro col lavoro. Abbiamo iniziato proprio dall'ABC, abbiamo fatto le prime gare di 80 cm fino ad arrivare quest'anno, comunque partire in gara nelle categorie di 7 anni internazionale di altezza 1,35 m. È una cavalla, come vedete dal fisico, molto imponente, una cavalla di tantissimi mezzi, molto rispettosa e scattante nonostante il fisico grosso. È una cavalla con cui mi trovo molto bene. Devo ancora capire forse con che imboccatura montarla alla fine in gara, perché ogni tanto gestire tutto questo fisico non è proprio così semplice, ma sono sicura che mi darà grossissime soddisfazioni in futuro. We'll be right back.
in paddock con Jessica. Come vedete ci sono le nostre mascotte di scuderia. Lei è Holly, è la mia super mini pony di 3 anni. Ce l'ho da quasi 3 anni, ovviamente appena sono arrivata in Olanda, dopo qualche mese l'abbiamo portata a casa. È super simpatica, l'ho anche un po' addestrata, sa fare qualche giochettino, mettersi in piedi, girare la corda, fare qualche saltino. È super intelligente e super simpatica. Le abbiamo preso anche un'amichetta che si chiama Elsa. Elsa ha una storia molto particolare, alcuni di voi lo sapranno già perché ho fatto proprio un video dedicato a Elsa e alla sua storia. L'abbiamo salvata e cammina un po' maletto perché Elsa ha una displasia della spalla, quindi ha tutta l'articolazione della spalla saldata insieme, però come vedete sta benissimo, è sempre vivace, corre, sgroppa insieme ad Holly e se la spassa. Vi presento adesso il figaccione della scuderia. Lui è Copernicus Zeta, uno stallone di 6 anni, figlio di Chester Zeta per Quilò. In realtà non sono molto amante degli stalloni, ma lui è la mia eccezione perché non ha per niente il carattere dello stallone, anzi è dolcissimo, è gestibilissimo anche in scuderia e ha una genealogia molto molto importante perché ha 4 fratelli che saltano attualmente gare da 1,60 m e altri 2 fratelli che saltano gare da 1,50 m. Quindi ci sono tutti i presupposti per che venga un cavallo anche lui veramente importante. L'ho acquistato l'anno scorso a metà dei 5 anni, che aveva fatto solamente la prima uscita in gara, quindi è tuttora abbastanza verde. È un cavallo sicuramente con tantissimi mezzi e che secondo me potrà saltare gare veramente veramente importanti in futuro. Ed ecco l'ultima new entry in scuderia, lei si chiama Karakoram, è una 6 anni, figlia di Gaillard de la Pomme per Quasimodo Zeta. La monto già da un po', da novembre dell'anno scorso, ma non era mia, però mi è piaciuta così tanto che me ne sono innamorata e quindi adesso fa parte della scuderia a tutti gli effetti. È una cavalla anche lei abbastanza verde, quando ho iniziato a montarla a novembre aveva fatto solamente un paio di concorsi perché ha fatto la mamma, quindi ha avuto credo sicuramente uno, forse un paio di puledri prima di essere stata messa in lavoro. È una cavalla dalle ottime potenzialità, super cavalcabilità, super bocca, quindi veramente facile e piacevole da montare. Stiamo affrontando quest'anno le sue prime 120 e devo dire che le piace fare zero quindi vediamo cosa ci riserverà il futuro insieme.
Abbiamo cambiato location, siamo venuti in allevamento dove Madonna è nata e cresciuta, perché l'ultimo cavallo è qui ed è il fratello minore di Madonna. Topi, proprio in mezzo al branco devi stare. Ehi Topi! Ciao! Lui è Top Gun Z, è uno stallone e sta crescendo in questo branco di stalloni, tutti della stessa età. Come vedete ha soli 2 anni ma ha già un bellissimo fisico. Penso che diventerà un cavallo molto grosso, staremo a vedere, però dal carattere molto dolce. Siamo giunti alla fine, spero di essere riuscita a farvi conoscere meglio i miei cavalli. Come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, vi aspetto sul gruppo Telegram e a mercoledì prossimo. Ciao ciao!